Ciao a tutti! Oggi facciamo un video con e Giorgia, ciao. adesso lei ci farà una piccola presentazione di sé. Vai! Ok, sono Giorgia, ho 19 anni, anche io un canale YouTube, quindi più o meno sappiamo un po' muoverci. E nulla, sono molto contenta di star partecipando a questo video perché avevo chiesto ad Annina appunto di poterci incontrare anche virtualmente e fortunatamente ha accettato. Solo che probabilmente con l'audio ci sentirete benissimo, con quello che vedrete. Lei è in una stanza di lusso, io sono ai Caraibi. Quindi c'è un po'. E la qualità è un po' così, però non. Cioè, purtroppo non sapevamo come fare per avere una maggiore qualità. Ci attrezzeremo in futuro per eventualmente per fare meglio. Soprattutto lei, gliel'ho detto anche prima, lei si vede super bene. Noi. Oh, cazzo. Oh, è meglio. Noi un po' meno. Però, vabbè. Cosa facciamo qua oggi e perché gli abbiamo rotto le scatole oggi ai nostri followers? Vabbè, ci facciamo delle domande a vicenda, sei l'uno, se non ho capito male. È giusto per conoscerci, per raccontare un po' la nostra esperienza su YouTube e non solo. Esatto, anche un po' durante il periodo Covid e anche negli ultimi mesi, qualcuno su Telegram o nei commenti, oppure magari cioè, privatamente su Instagram, mi ha scritto anche mi piacerebbe, due ragazze in particolare mi ricordo, mi hanno detto mi piacerebbe aprire questo canale, loro volevano fare un canale beauty, però cioè, quando sei su YouTube puoi fare tutto quello che ti piace. E niente, noi con questo video volevamo provare ad aiutarvi, dare qualche consiglio sotto la nostra esperienza, eccetera, e su come fare. E Giorgia ha un canale che ve lo linko sotto nell'info box, e tutti i contatti o le cose o le metto, vabbè, per voi sarà, vabbè, tipo qua sullo schermo, un po' difficile, e trovate tutto. E se c'è qualcun altro che vuole fare un altro video, eccetera, basta dirlo. Solo che appunto, cioè, è molto più semplice vedersi di persona. E invece così è un po' più complicato. Però io sono del Veneto, vicino a Venezia. Tu? Io Sicilia, quindi difficile, diciamo, incontrarci. Eravamo un po' così. Quindi dovevamo trovare un modo per. Vabbè, vuoi dire qualcos'altro su di te? No. Ok. Chi inizia? Inizio Come vuoi? io. Una domanda così scaldiamo un pochino. Vai. Allora, intanto le ho scritte qua, quindi se guardo in Sì, basso anche poi. ho provato il fogliettino con tutto. Allora, la prima domanda è: ti ricordi cosa hai provato quando hai girato il tuo primo video? Allora, il mio primo video l'ho fatto cioè nel fiume e l'hanno visto i miei genitori, mio fratello e mia nonna, quindi era proprio tipo un evento e l'ho pubblicato il 20 novembre 2020, quindi sono passati quasi 2 anni tra poco, manca poco. Ero emozionata, non ero tipo impaurita perché io facevo video già dal 2018 più o meno e quindi sono abituata, però era la prima volta che andavo online, tutti gli altri, come l'ho sempre detto sul canale, li ho tenuti nel computer e quindi adesso trovarsi con qualcuno di nuovo era forte. Però è anche vero che, cioè, pubblicando un video, chiunque voglia fare questa cosa non fai niente di male. Vai a fare Certo. qualcosa di male nel momento in cui magari parli male di qualcuno, cioè, in modo cattivo, insomma, tutte queste robe. Però è stato figo, cioè, tornassi indietro lo rifarei altre 1000 Bene, volte. Bene, vado avanti io. Io vi guardo di qua perché sto controllando che la baracca funzioni. Allora, io ho detto, cosa ti motiva a creare contenuti spesso sì, e ogni quanto pubblichi video? allora io quasi sempre, diciamo, pubblico sia il martedì che il venerdì, e dipende dai vari impegni e tutto, però provo ad essere molto costante, sia perché comunque credo che la costanza sia la chiave di questo percorso, perché dare un appuntamento fisso a una persona comunque crea una certa routine, quindi ci sta Si comunque. fidano di te.
E poi ovviamente mi piace creare contenuti, quindi fosse per me di fare ogni giorno, ma lavorando, scuola e tutto è molto difficile. Non mi ricordo, c'era qualche altra parte della domanda. Ok. No, questo te lo aggiungo io però. Tu fai anche video ad alta voce o solo ASMR? ASMR, ma perché ho iniziato per quello, cioè non mi interessava tanto avere un canale, mi interessava fare ASMR, perché comunque mi ha, tra virgolette, salvato da tanti anni, ormai quasi 6 anni, perché ho sempre sofferto di insonnia, quindi quando ho scoperto questo mondo è stato un grande aiuto e quindi volevo ridare all'ASMR quello che mi ha dato tanti anni fa. Vero. E ti piacerebbe un giorno fare anche quelli ad alta voce o solo... Non lo so, per ora ci tengo a crescere sotto questo punto di vista perché credo che sia anche più difficile. E poi se vorrò aprire un secondo canale o comunque alternare i video, si vedrà. Ok, grazie. Prego. Allora, seconda domanda, che questa ci tengo molto perché per me non è stato facile. I tuoi amici sono a conoscenza del tuo canale? Allora, quando l'ho aperto l'ho detto a qualcuno 2 anni fa, però non più di tanto. Poi soprattutto, cioè, prima magari si scrivevano tipo una, due, vabbè, non è che adesso io abbia i milioni di follower, però all'inizio magari si scrivono tipo una, due, tre persone ogni tanto. Poi, quando li raggiungerai anche tu, quando ne raggiungi 1000, YouTube ti calcola ogni 10. Cioè tipo 1010, 1020, E vedere questo passaggio da qualcuno a di più è strano, soprattutto da ottobre dell'anno scorso, il mio canale ha iniziato a crescere un po' di più. Cioè, ho sempre ricevuto tanto supporto dalle persone strane. Quando sono venuta a saperlo, le persone del mio paese hanno detto, alcuni wow. Altri mi hanno perculato, cioè, oppure tipo mi mandavano qualche frecciatina sui commenti, mi scrivevano in privato, a scuola. A scuola, non ne parliamo, però alla fine, cioè, loro fanno questo più che altro per invidia, perché è un conto è Certo. tipo deridere una persona, un conto è mettersi lì e fare tutto. Cioè, io lo dico tante volte, ma penso che lo sappiano, dietro un video c'hai la copertina, tutto lo script, titolo, descrizione, programmarlo, montarlo, scegliere l'idea, scrivere il video, organizzarlo, cioè c'è un mondo dietro. Però sottolineiamo anche che non per questo non bisogna aprire il canale, cioè bisogna anche riuscire a fronteggiare queste cose. Sì. Perché volevo aprirlo per quello in realtà. Cosa? Io all'inizio non volevo aprire il canale proprio per questo, perché gli altri mi avrebbero visto, però poi si supera. Alla fine, sai che la cosa un po' misteriosa, cioè che un po' mi scoccia, è che su YouTube non puoi vedere chi ti guarda i video, cioè non lo potrai mai vedere, hai solo le visualizzazioni. Però io ti garantisco che anche se magari può sembrare di no, sicuramente qualche tuo amico, qualcuno che con la faccia ti dice non mi piace il video, poi magari ti guarda e magari ti guarda anche tutti i video e tu non lo sai. Cioè, magari non è iscritto, magari non lascia mi piace, se ne frega, però magari non si perde un video, magari gli piacciono pure, però non lo metterà mai. Esatto. Anche perché c'è questa vergogna nei confronti dell'ASMR, come se fosse chissà cosa, cioè ti piace l'ASMR, sei strano. Ovvero, c'era alcune personcine per dirti guardavano i miei video nelle ricreazioni e io Ok. dicevo. Se non ti interessa di me e se... questo mi è stato detto, cioè non lo so io se poi... Però ho detto, se non ti interessa di me, cosa ti metti in ricreazione che hai il tempo per farti la pausa, per far tutto? E ti metti a guardare i video di Anna, cioè hai altre priorità. Se lo fai, invece magari vuol dire che sei curioso, vuoi vedere, c'è un po' di invidia, quindi... Vuoi fare una pausa? Bella bro, cioè nel senso ti fa riflettere anche magari a quelli che vedono il video, sì, su tutto, insomma. Può essere, noi parliamo di YouTube, ma può essere anche una pagina Instagram, può essere un blog, tutto. Qualsiasi cosa. Allora, difficoltà creativa, in questo caso su YouTube, come la affronti? Allora, ne ho avuta tanta all'inizio perché non sapevo proprio innanzitutto cosa mi piaceva fare, quindi già lì non sapevo come muovermi. E poi ovviamente vedendo così tanti canali c'era proprio tanta confusione in me. Poi però ho capito che dovevo cercare magari ispirazione, non soltanto su YouTube, però proprio in generale, quindi
tipo, che ne so, stavo mangiando, l'occhio mi cadeva da una parte, dicevo, ah, potrei farci un video. Quindi quando ho iniziato a pensare in questo modo, poi è andata meglio. E adesso, sinceramente, quando mi capita, o chiedo consiglio, oppure, beh, cioè, lascio andare la mente dove arriva, arriva. Però mi ricordo che all'inizio è stato parecchio difficile, perché qualsiasi cosa pensavo, l'hanno già fatta, magari la faccio male, quindi invece no. Però per dire anche un roleplay o un video ASMR alla fine è sempre rielaborato a modo della persona, quindi non sarà mai copiato. Ovvio che Sì. se uno tipo si mette là papale papale uguale, cioè è lì poi sì, cioè così. E c'è qualcuno a cui ti ispiri qualcosa? Insomma, nel senso, io seguo tantissimo Chiara ASMR, ad esempio, ma non prendo mai ispirazione perché per me è proprio una divinità troppo lontana da me, quindi neanche lontanamente, non voglio proprio neanche provarci. In più, ad oggi non ho ancora fatto roleplay perché non me la sento. Quindi da questo dimezza tantissimo le possibilità, perché comunque con i roleplay puoi giocarci all'infinito. Invece in questo modo è un po' più difficile. Quindi, allora, per ora porto tanti tag, ma perché nella mia nicchia, diciamo, stanno andando molto. Quindi uno tagga un altro, poi un altro ne crea un altro. Quindi per ora sto girando un po' su quello. Però poi ispirazione, guardo anche molto TikTok, perché vedo che, cioè, mi piacciono i TikTok ASMR, quindi magari prendo un po' spunto. Io non ho TikTok, quindi non. No, sono Ma beh, ma prova roleplay, cioè sono belli, sai, sono divertenti. Dopo che ci prendi la mano. no, ma l'ho cancellato perché ho detto ah. Beh, quando ti sentirai sicura e pronta, verrà da solo, secondo Sì. me. Ok. Ok, terza domanda. Sei soddisfatto del numero di iscritti che hai? Allora, adesso già di più rispetto a una volta. Cioè, quando. Soprattutto quando magari rimane lo stesso numero per tanto tempo ci rimango male. Cioè, se cambia, allora sono più felice. Se rimane lo stesso, magari anche per una settimana dico: ma come? Ultimamente sta andando già meglio, però mi piacerebbe arrivare, cioè, non lo so, non dico il numero, però un po' di più sì, perché così è ancora un po' pochino. Non ambisco a numeri con tanti zeri o tanto alti, però qualcosina in più sì. Cioè sarebbe un po' più soddisfacente anche secondo me, come soddisfazione personale. Però non mi interessa un numero così grande. Poi se arriva è ovvio meglio. Però qualcosina in più sì, non chissà quanto, però se arriva lo accettiamo. Ok, ci sta. Quali sono i video preferiti che ami registrare o hai registrato? Allora, ad oggi, che ne ho un pochino sul canale, mi è piaciuto molto uno dei recenti in cui mangiavo le caramelle di Halloween, perché ad oggi non avevo portato nulla con i suoni del masticare, eccetera, perché a me non piacciono. Però Volevo chiedertelo infatti. quindi l'ho voluto portare, devo dire che mi sono divertita un sacco. E anche perché era il primo con un microfono nuovo, insomma, è stato abbastanza sperimentale. Poi uno dei primi mi è piaciuto un sacco, se non il primo, che è stato tipo il tag delle 100 domande. Anche E l'ho quindi fatto. c'è tanto da parlare, no? Perché vuoi farti conoscere, quindi è bello. E poi tutti i tag a me piacciono un sacco, ma perché mi piace proprio questa cosa che siano tanti video accumulati dalle stesse domande, quindi puoi vedere come quella persona sviluppa un modo sul discorso e è bello. Ma i tag te li fanno i follower o li cerchi tu? No, praticamente siamo tipo, non so, sei canali così che ci conosciamo tutti piccoli, per cui magari un canale crea un tag e va taggando tutti gli altri e quindi si va girando la voce in questo modo. E quindi c'è stato un altro, cioè tipo un'altra ragazza, un ragazzo ha taggato te per fare il tag? Sì. E come si chiamano? Queste persone intendi? Allora, la prima che ho conosciuto si chiama ASMR, che è pure un piccolino. E poi c'è la Dea del Relax, che anche lei mi ha taggato, poi c'è Andy SMR, e Jessica SMR, che solitamente però la taggo io perché lei non fa molti tag, però vabbè. Ok. Poi chi c'è? C'è Beh, Filippo SMR. magari le tagghiamo su un commento, magari lo vedono che l'abbiamo nominate, non so, proveremo. Figo, bello.
Anzi, se vuoi le prossime volte, siccome ne devo girare un altro, se vuoi ti taggo, così puoi provare. Ma poi le domande devo vedere il tuo video, me le scrivo, tipo? Sì, io le scrivo sempre in descrizione, quindi se vuoi ti fai lo screen, te le copi, insomma. Ho capito. Facciamo. Ah, figo, bellissimo, ok, bello, non sapevo. Ok, quarta domanda. Secondo te cosa ti costringe... Ah, aspetta, mi sono confusa. Secondo te cosa ti costringe... Non ce la faccio. Allora, Devo togliere o la lascio questo? secondo Ah, la devo te... togliere? Se vuoi. Come Dimmi vuoi. tu. No, fai tu come ti pare. Allora, secondo te, cosa ti costa. Una parola troppo difficile. Allora, Cambiala, metti un'altra. ok, secondo te cosa ti differenzia dagli altri canali? Andiamoci così. Contraddistingue era la parola, ma non mi veniva. Ok. Ma dagli altri canali ASMR o dagli altri canali anche ad alta, cioè perché io faccio sia video ad alta voce che non, quindi. Avevo scritto SMR, però se vuoi generalizzare per me va bene Diciamo in generale. uguale. Ok. Allora, dagli altri video ASMR, secondo me, il fatto che ascolto molto il pubblico, forse. Cioè, tutto quello che mi hanno chiesto di fare finora, a parte qualche roleplay che sto ancora preparando, l'ho fatto. Tipo il video che ho fatto per le persone che non ci vedono, me l'ha richiesto una ragazza. Come video. Cioè, cerco molto di. Cioè, io ho le mie idee, però non è un canale mio di Anna, è un canale di gruppo come, cioè vorrei che fosse quello l'obiettivo. Sull'ASMR, anche perché lì, cioè fare video ASMR è molto difficile perché puoi sempre rischiare di cadere nel banale, nel già visto, quindi anche lì bisogna fare un'altra attenzione, sto mare che non se ne va. E invece dagli altri canali penso proprio al fatto che non ho peli sulla lingua e sono me stessa al 100%. Cioè, fare video dal 2018, metterli online a fine 2020, quindi inizio 2021, cioè quando ho aperto il canale non era un apro e cresco nel frattempo, sono cresciuta a livello tecnico su come fare montaggio e tutto, ma a livello di fare video, idee, approccio, ero già molto allenata, già da piccola. Quindi, infatti mi piacerebbe mettere un video di quelli che facevo da piccola, che c'ho pure l'apparecchio così, sarebbe figo. Però un po' mi spaventa la cosa. No, secondo me è carino, anche perché si vede l'evoluzione che hai fatto. Credo proprio comunque però il fatto della sincerità, cioè nel senso io non sono tipo falsa, cerco comunque di non esserlo. E quando devo dire una critica o un qualcosa che non è proprio bello, cerco di farlo sempre rispettando, però penso questo. Poi me lo diranno gli altri, non lo so. Ok. La costanza per te è fondamentale sulla piattaforma di YouTube? Allora, ho risposto un po' prima, comunque sì, perché appunto, come dicevo, secondo me è la chiave per crescere. E poi anche perché per come sono fatta io, se oggi faccio una cosa, però magari domani no, e allora salta, però poi la rifaccio, va a finire che smetto, ma questo succede in tantissime cose che io faccio. Se invece ho l'impegno fisso, proprio allora il mio cervello dice ok, lo devi fare, punto. Perché ci sta che magari ogni tanto sono stanca e dopo il lavoro non mi va di registrare, però siccome so che lo devo portare, lo faccio. È vero, a volte questa cosa dei video viene lasciata un po' per ultima alla fine della giornata, dici tanto sono lì seduto, però ti scarica molto, cioè è molto difficile, non è così semplice come sembra. No, infatti. Però c'è da dire che YouTube premia sulla costanza, cioè è un canale che magari ha anche 40.000 iscritti, però non pubblica da mesi, a un certo punto pubblica un video, potrebbe fare anche 500 visualizzazioni, cioè non è detto. Invece se tu sei costante e il tuo pubblico interagisce, YouTube ti aiuta, diciamo, in Sì, per questo. fare poi video, quindi... Quanto cazzo sono bianca. Ok, quinta domanda. Che attrezzatura utilizzi per registrare? Quindi ad esempio microfoni, treppiedi, quello che Allora, la luce uso questa e poi vabbè, uso a volte sfrutto spesso anche quella della Makeup Collection, così faccio due in uno. Che è fatta così, l'ho è. presa su Amazon, c'è un pulsantino, si ricarica con la corrente, e c'è luce fredda, luce calda e regoli l'intensità. Sembra una cazzatina, però fa una luce super potente.
treppiedi c'è questo che sto usando adesso per registrare, che è vabbè, è classico, l'ho preso su Amazon, ne avevo presi un paio, poi ognuno si sceglie quello che gli piace di più. Dipende anche poi dal budget, però anche che uno ha. Io più o meno ho sempre speso sui massimo 40 euro per il treppiede. E come fotocamera per ora sto usando interna e esterna dell'iPhone 13. Non ho preso una fotocamera perché non mi trovo a esportare i file sul computer. Mi piace montare da telefono, fare tutto da telefono e trovo che Vero. comunque, cioè, avevo messo da parte i soldini apposta per il telefono, che comunque ha già una bella qualità, a parte di questo video, ovviamente. E quindi sì. E come microfono, ne ho preso uno su Shane, piccolino, se ogni tanto mi va di usarlo. Però per i video ASMR uso il Blue Yeti, quello costa 150-140 euro. Quello. Al telefono. Cosa? Come colleghi il Blue Yeti al telefono? Ho comprato un cavetto che ti fa entrare la USB su sto pezzo bianco e poi sul telefono e fa sentire tutto con il filo. È un Ok. adattatore praticamente. Poi mi puoi girare il link perché ne ho provati 20.000, non ne funziona mezzo, quindi. Ti mando anche la foto. Ok, grazie. Ok. Tocca a te. Giusto. allora, sì, perché. Cioè, io non saprei fare, cioè, con le competenze che ho, non saprei fare audio di Blue Yeti da computer e poi attaccarlo a telefono. E quindi così, una volta che parte il rack del telefono, parte anche il rack del Blue Yeti, praticamente. Certo. Vorrei prendere il Tascam, però non so come fare con quello. Lo amo, è il mio microfono preferito, è bellissimo. Allora, momenti di debolezza social. Che si fa? Intendo. Magari calano le visual, calano gli iscritti, il pubblico interagisce poco, o anche magari i video che fai non ti soddisfano un po' questo. Ok, allora adesso in realtà che qualche video andasse male, però riconosco quando è colpa mia. Ad esempio, ho pubblicato un video super di fretta perché lo registravo già da 2 settimane, ero appena tornata da un viaggio, quindi ti lascio immaginare le mie condizioni. E quindi anche la fotocopertina era un po' improvvisata, quindi quello è andato male, però riconosco che è un mio sbaglio, quindi lo accetto senza problemi. È stato fatto un po' di fretta. Sì. Quando invece va male per altri motivi, dipende, o lo pubblico un po' nelle storie di YouTube, cioè scusami, di Instagram, con il link, così magari qualcuno lo può guardare, oppure semplicemente nel video dopo rimando al video precedente. In realtà su TikTok porto altri, cioè sempre ASMR, però altri contenuti, perché lì non mi faccio né vedere né sentire, quindi sono solo suoni, non la mia voce. Per cui lì non parlo degli altri video. Magari lascio il link del canale, però niente di che. Quindi neanche la tua voce sentono? No, su TikTok E come ti no. chiami su TikTok? Sempre Giorgio ASMR. Ah, però, ecco, ma per, cioè, se hai il canale YouTube, perché non vuoi che sappiano? Allora, per trovare un canale YouTube così piccolo ce ne vuole, ce lo devi proprio cercare, perché comunque ho 320 iscritti, non ho niente di che. Quindi a meno che non sei già nel giro dei canali ASMR è difficile che lo vedi. Invece su TikTok trovi di tutto, quindi io vorrei evitare, insomma, che vada a finire a certe persone che conosco, ad esempio possono essere le mie vecchie conoscenze, ora io non vado più a scuola perché vado all'università, però comunque vorrei evitare È cose di questo vero. tipo. E quindi per questa paura non lo faccio. Ma cioè la paura è generata da che cosa? Dalla presa in giro, dal giudizio, da. No, più che altro, ad esempio, un mio amico l'ha scoperto e non ho sopportato il fatto che da quel momento lui mi ha riempito di domande, ma proprio tutti i giorni, tipo come funzionano i video, come si fa questo, come si fa quello. E quindi lì mi stressavo un po', no? E quindi vorrei evitare questa cosa, perché non perché mi desse fastidio, no? Cioè apprezzavo il suo interesse. Però allo stesso tempo mi metteva a disagio perché io non volevo parlarne, essendo una persona super timida, no, non dico a nessuno del mio canale, ce lo sanno 3 persone in croce. E per cui non mi andava di stare lì a dire, ah no, io faccio questo, lo faccio così, cioè un po' mi dava fastidio. Quindi per evitare questo, facciamo così. Ok. Eh sì, cioè, sono un po' curiosa a volte, però non c'è anche mio papà, a volte adesso sono, vabbè, per voi sono alle Maldive, ma sono dove lavora lui. E quando viene qualcuno, lui ne parla a tutti, cioè anche per farmi un po' di pubblicità, no? Però non capisce che,
se sono io a tirare fuori l'argomento, a parlarne, allora mi sento a mio agio. Ma se c'è un altro che mi chiede, mi fa quelle domande un po' strane, io lì per lì non so come rispondere. Quindi un po' gli altri non lo fanno in cattiva fede, però nel momento in cui lo fanno ti mettono un po' a disagino. Ad Vabbè. esempio, un'amica super stretta che sa del mio canale, ma non le ho mai detto il nome proprio per evitare questa cosa. Però, nonostante lei mi abbia trovato e me l'ha detto molti mesi dopo, cioè me l'ha detto qualche mese fa, non ha mai né commentato né niente, perché siccome sapeva che io non volevo, lei se li guardava, però per i fatti suoi, non mi faceva sentire a disagio, diciamo. E quindi questo lo apprezzo. Invece questa costante sottolineare che questo canale sì, pure mi mette a disagio. Però ti dico, dobbiamo anche stare veloci che ho poca batteria al computer. Ok. Però ti dico, magari c'è qualche persona vicino a te che, cioè, vedendo i tuoi video sarebbe anche felice, ti supporterebbe, quindi attenta a non escluderli perché magari sarebbero i tuoi più grandi sostenitori, chi ne sa. Poi ci sono anche le teste di... Allora, ultima... Ah no, tocca a te. Tocca a me, sì. Vorresti in futuro fare di YouTube una professione? Sì, cioè, ah, vabbè, adesso comunque c'è qualche pubblicità nei miei video perché sono un pochino monetizzati, non la metto al massimo, ne metto magari una all'inizio, una alla fine, però cioè, sarebbe un sogno, diciamo, però sì. Vado io così, finiamo veloce. Che tipo di pubblico hai o vorresti avere in futuro, cambieresti qualcosa, eccetera? Allora, sinceramente non so che tipo di pubblico, anche perché tipo dalle statistiche non riesco bene ancora a capire, avendone così pochi. Ah, non te Mi lo fa riesco vedere? a... sì, però molto generalizzati, cioè sono più non specificati che altro, Ok, quindi. ho capito. Mi piacerebbe arrivare soprattutto alle persone della mia età, perché secondo me è proprio a questa età che serve l'ASMR. Poi maschi femmine è differente. Non ha importanza. Ok. Non ho grazie. Tu hai altre domande? No. Abbiamo finito? Ok, il computer sta pure morendo. Allora, facciamo prima l'outro del video e poi ci salutiamo io e te nella chiamata. Ok. Vabbè, allora, questo era un po' un video. Non riusciamo a dare altri consigli perché mi muore, cioè ho il... Aspetta. Cioè, vuoi dare un ultimo consiglio? Che cavolo? Ok, vuoi dare un ultimo consiglio? Vuoi dire qualcos'altro o basta così? L'unica cosa che mi sento io è di pensarci quando sei veramente pronta per aprire il canale, perché io ci ho pensato per tanti anni, però l'ho fatto quando veramente me lo sentivo, perché comunque per quanto bello è pesante, cioè bisogna starci dietro. E anche sia che lo apri, lo aprite, lo aprirete o lo avete già aperto, lo state la cioè, ci state lavorando. YouTube è un motore di ricerca, non è un social come Instagram, TikTok, eccetera. Quindi lui ti potrà dare tanto negli anni in futuro, perché può essere che un video che tu prepari adesso venga visto da una persona tra 5 anni. Quindi è sempre in tutti i video che tu pubblichi sono al lavoro, diciamo. Però è anche vero che è molto lento, quindi non preoccuparsi se magari tipo non si cresce subito, ci vuole tempo, perché alla fine quello che tu poi raggiungi... Possono essere anche, non lo so, 5.000 iscritti per dire, sono tutti fedeli, cioè non sono né comprati né perché in giro Esatto. c'è di tutto, diciamolo anche questo. Ok, ciao ragazzi, blocchiamo il video, addio, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.